E Radio Radicale siamo con l'onorevole Maria Cecilia Guerra, ex sottosegretaria all'economia e parlamentare del PD, tra i pochi, diciamo, fortunati che di presenza stamattina hanno seguito le audizioni sulla manovra. Allora, volevo chiedere chi, visto che siete occupati molto di sanità, chi avete udito, com'è andata, che clima c'era, perché insomma ci sono 60 audizioni. Oggi io mi sono affacciato su, ho visto veramente pochi intimi a seguire di persona. Sì, c'era anche la possibilità di seguire a distanza e le commissioni bilancio opposizioni erano molto rappresentate. Noi c'era anche la nostra capogruppo Braga, mancava quasi totalmente la maggioranza, nel senso che erano solo due collegati. Il clima che si respira è un clima di C'erano i grossa. relatori. I relatori no, non c'erano. Il clima che si respira è un clima di grossa preoccupazione, di fondo l'idea che questa legge di bilancio non riesca ad affrontare, dare le risposte di medio periodo che sarebbero necessarie sotto tutti i profili, lo sviluppo economico, il contrasto alle diseguaglianze, la salute, che è uno dei temi a noi più cari, che sono le cose che sono state affrontate stamattina. È stato un coro allarmato, praticamente unanime da questo punto di vista. Allora, mancano, ho sentito, insomma, ho visto le dichiarazioni di Gimbe, mancano parecchi fondi per la Sì. sanità. Allora, che cosa vi preoccupa e soprattutto cosa non c'è in questa manovra? Perché abbiamo visto che i medici sono sul piede di guerra. Jimmy ha sottolineato due elementi che sono anche al centro della nostra preoccupazione. Un'insufficienza di risorse, che è il problema generale, perché è vero che le risorse in valore assoluto aumentano, ma veniamo da un periodo di inflazione elevatissima e quindi in termini reali quello che si è messo in capacità quindi di prestazioni e di servizi che si è messo sulla sanità è insufficiente a compensare quello che si è perso con l'inflazione. Abbiamo una difficoltà enorme sul personale, che è una difficoltà economica, quindi di retribuzioni adeguate. Su questo qualcosa viene messo in termini di rinnovi contrattuali, ma ovviamente non sufficiente a recuperare l'inflazione, ma al tempo stesso il problema nella sanità pubblica è anche quello di turni estremamente gravosi legati a un'insufficienza di personale. E mentre era stato annunciato un grosso piano di assunzioni, quest'anno sull'allargamento delle assunzioni di medici e di infermieri, su cui abbiamo delle carenze enormi, non c'è praticamente niente. In più non viene neppure superato il tetto all'assunzione personale che spinge quindi per necessità le ASL a dover ricorrere a personale esterno, che è di solito più costoso o meno qualificato. Quindi è un problema che è veramente enorme. In complesso, Gimbe dice, mancano 19 miliardi, 8 miliardi sul contratto e gli altri 11 per quelle prestazioni che noi abbiamo già definito come livelli essenziali, che però non possiamo davvero garantire a tutti i cittadini o in modo uniforme sul territorio, proprio per una assenza di risorse. Questo è un tema che dovremmo affrontare collettivamente con forza, ma che invece viene ignorato. Non dico che poteva essere risolto tutto in un colpo, ma non va assolutamente negato. Siamo tutti disponibili a fare un lavoro insieme per arrivare progressivamente a una sanità che garantisca l'uguaglianza rispetto al tema della salute per tutti i cittadini. Questa non è l'impostazione, anzi, nei documenti legati alla legge di bilancio noi vediamo la prospettiva di un passaggio sempre di più a forme di sanità privata, fra cui anche i fondi sanitari che po possono interessare una percentuale molto limitata dei cittadini residenti del nostro paese. Senta, lei ha l'impressione che questa manovra sia stata, diciamo, scritta anche sulla pressione di gruppi di interesse che non hanno voluto fare determinati cambiamenti? Allora, c'è stato, per esempio, non so, il problema del concordato fiscale, che non so se sia andato bene o meno, però oggi Osnato ha fatto sapere che non verrà inserito nella manovra. La riapertura dei La termini. riapertura dei termini, e che cosa significa questo? Che pensano che sia andata bene, oppure che interpretazione dà di quello che è successo? Guardi, io penso che l'intera operazione sia scandalosa. Si era partito con un'idea,
Viceministro Leo diceva: noi abbiamo dati sulle persone, siamo in grado di determinare con certezza il loro reddito, quindi di andarglielo a chiedere sotto forma di concordato, quindi di accordo, ci date quello che vi chiediamo e non vi disturbiamo più. Se fosse così, cioè, ed è così, allora non c'è bisogno di andare a chiedere con un concordato, agevolazioni fiscali, eccetera. Dal momento che le banche dati permettono di conoscere con ragionevole approssimazione com'è la situazione reddituale delle persone, si controlla che facciano una dichiarazione giusta. Questa è la mia impostazione, la nostra impostazione. Però per rendere appetibile questo concordato, cioè far sì che soggetti in cui, con le dovute differenze, perché non tutti sono evasori, ma c'è una percentuale di evasione fortissima che arriva in media quasi al 70% del reddito, quindi assolutamente inguardabile, ottenere il risultato che dichiarino qualcosa in più rispetto all'anno scorso, perché questo è tutto ciò che si chiede, gli si è dato uno sconto fiscale e quindi pagano, però su quello che dichiarano in più pagano meno di quello che avrebbero dichiarato, fino ad arrivare a percentuali del 3% in alcuni significativi casi. Gli si è abbinato una possibilità di riscattare i 5 anni precedenti se avevano fatto evasioni fiscali con una sorta di ravvedimento speciale che li mette al sicuro degli accertamenti a prezzi stracciati. Gli si è data la possibilità di mentire sul reddito effettivo fino al 30% in più senza alcuna conseguenza, e adesso si parlava anche di riapertura dei termini. La riapertura dei termini sarebbe particolarmente scandalosa perché vuol dire che tu decidi se aderire o no, per esempio, sul 2024, quando sai all'euro cosa hai preso nel 2024, quindi ovvio che aderisci solo se ti è conveniente, ovvio che questa sarebbe un'operazione perfettamente in perdita. E io penso che il concordato sarà in buona parte un'operazione in perdita, perché appunto ci sarà una selezione, ci sarà stata una selezione dei contribuenti, avranno aderito quelli a cui conveniva, e se conveniva loro significa perdita di gettito per l'erario, mentre tutti gli altri messi al sicuro, perché già abbiamo visto l'intervista del sottosegretario Freni e viene già promessa una rottamazione delle cartelle, sono tranquilli che se mai verranno scovati, tra virgolette, verranno anche graziati con una rottamazione e la possibilità quindi di pagare pochissimo in 10 anni. Quanto manca secondo lei per chiudere il cerchio alla manovra? Secondo lei ci saranno delle modifiche in corsa da parte dei relatori fino a quando, prima dell'arrivo in aula, e voi state facendo il lavoro di scrittura degli emendamenti? Sicuramente la maggioranza, ognuna animata da un proprio desiderio di visibilità, cercherà di mettere delle variazioni. Ci sono anche delle pressioni esterne di cui bisognerà tenere conto su alcune misure che sono state prese, che sono particolarmente insostenibili. Faccio per dire il tema delle web tax, che era nata come tassazione che riguardava i colossi del web e che finisce per colpire con una doppia tassazione soggetti piccoli che operano in Italia e che già pagano un'imposta sui profitti. La web tax cercava, attraverso un'imposta sui ricavi, di far pagare anche coloro, le grosse multinazionali, che non pagano la tassazione sui profitti in Italia. Quindi è una cosa totalmente illogica, e penso che su cose come queste, che non sono secondo me le principali, ma sono importanti, degli interventi ci saranno. Quindi qualcosa verrà cambiato. La maggioranza verrà tenuta con un guinzaglio molto stretto, e questo si tradurrà, per quanto riguarda l'opposizione, in un dibattito parlamentare che si cerca di comprimere al massimo. Abbiamo pochissimi giorni per fare gli emendamenti, pochissimi giorni per discuterli, e quindi noi ci caratterizzeremo per emendamenti importanti. Uno, il più importante di tutto per noi, è dire: non credete alla sirena della diminuzione delle tasse, che peraltro anche nelle proiezioni del governo si vede che la pressione fiscale non cala. Non cedete a queste sirene, perché magari vi danno 15-20 euro in più, mi riferisco al mese, mi riferisco all'accorpamento delle aliquote, non certo al cuneo fiscale su cui siamo d'accordo, e vi danno questi 15-20 euro in più. Non sono da buttare via, ma in cambio non vi lasciano la tranquillità che se avete bisogno di un accertamento sanitario, questo vi venga dato nei tempi che possono essere fondamentali per la vostra stessa sopravvivenza. Quindi noi chiederemo che quei 4 miliardi che vanno nell'accorpamento delle aliquote vengano invece messe sulla sanità, ma messe sulla sanità per fare cose, quindi assumere personale e garantire i livelli essenziali di assistenza. L'ultima cosa è stato chiarito
Tutto per quanto riguarda Stellantis. Questo è un altro tema fondamentale, cioè noi abbiamo visto e denunciato che il fondo per l'automotive è stato cancellato. Cosa significa questo? L'automotive è il settore fondamentale in questo momento in cui si stanno sviluppando tutte le tensioni legate alla transizione ecologica e tecnologica, e quindi è una cartina al tornasole. Quello che si fa lì è dimostrativo dell'impostazione che si dà a questo problema. C'è una necessità di accompagnare questa transizione, perché se no noi avremo dei problemi enormi sotto due profili: l'impoverimento e il depauperamento industriale del nostro paese, e quindi sviluppo economico ridotto in futuro, e crisi occupazionali fortissime. Le due cose devono andare insieme, quindi uno sviluppo sostenibile è sostenibile se garantisce anche occupazione. Per questo noi, ad esempio, stiamo sostenendo una legge che comporta la riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione proprio in quei settori in cui l'innovazione permette di produrre con un risultato in termini di valore aggiunto che va Questa è la proposta redistribuito. di legge che è stata rinviata all'anno prossimo. È stata rinviata perché siamo riusciti a ottenere che non la bocciassero in culla, perché questa maggioranza, invece di confrontarsi, preferisce tirare fuori il coltello, fare degli emendamenti soppressivi e non discutere neppure questa proposta, di cui peraltro si sta discutendo, devo dire, in tutti i paesi sviluppati, perché è un tema fondamentale, lo sappiamo, le rivoluzioni tecnologiche hanno sempre comportato alla fine una riduzione dell'orario di lavoro. In mezzo c'è stato chi ha patito disoccupazione e bassi salari. Noi vogliamo che questo in mezzo lo saltiamo, perché sappiamo come va a finire, e quindi ci muoviamo in anticipo. Chiediamo un confronto su questo. Per ora c'è stata qualche sola parolina che non soprabrutterei del ministro Bricon, vediamo cosa porterà. Va bene, intanto la ringrazio molto per la disponibilità, per averci un po' spiegato alcuni dei temi che state trattando nelle audizioni che avete svolto, avete iniziato a svolgere questa mattina e che si concluderanno credo il 6 o il 7 Giovedì con l'audizione del del ministro. ministro. La ringrazio, grazie all'onorevole Maria Cecilia Guerra del Partito Democratico.